Questa sentenza Sì. non riguarda assolutamente il fatto dei ragazzi che sono stati dati dalla Football Academy all'Arezzo, ma riguarda l'affitto, c'era un contratto specifico proprio sugli impianti, Sulla sull'impiantistica, struttura, quindi. sulla struttura, che era stata utilizzata dall'Arezzo e quindi c'era un contratto. Non hanno onorato il contratto e quindi si sono andati al Tribunale federale. E con la situazione della sezione vertenze economiche. C'è stato un primo incontro, la federazione aveva chiesto a tutte e due le parti di ritrovarsi e in questa occasione era stato dato altri giorni di tempo per potersi Trovare un trovare, accordo, per insomma. trovare un accordo. Non è stato trovato questo accordo, a questo punto la sezione vertenze economica ha emesso una sentenza in cui Arezzo dovrà pagare alla Football Academy 73.200 euro di IVA compresa, si parla comunque sempre di valore e quindi questo è. Ecco, ma è una sentenza a cui si può fare appello? Sì, questa sentenza può l'Arezzo appellarsi e vedere se c'è l'opportunità di trovare un ulteriore accordo, ma credo che comunque questo è una cosa che dovrà pagare. Anche quando la federazione, e te lo posso dire perché vivo ogni anno, anche se una società c'è da dare 10.000 euro a un'altra società, è chiaro che si trova attraverso con la federazione anche la possibilità di spalmare questi soldi, no? Insomma, non credo che Zerbini o chi per esso possa comunque chiedere subito sull'Lungia. Se c'è una buona volontà, solo che il passo dell'Arezzo non presentarsi alla sentenza, cioè dopo la prima sentenza, incontrarsi per mettersi d'accordo, non essendo, perché loro pensavano che comunque come l'utilizzo, insomma, pensavano molto probabilmente all'Arezzo di avere tutte le ragioni e questo non è bene, insomma, ecco, è bene secondo me mettersi sempre a tavolino e discuterla, perché si può ritrovare una soluzione.